Dottor Catà, buongiorno. Salve. Ci spiega di questa riunione carbonara con il sindaco di Trani per la STP? Il senso di questa riunione? Io non devo rispondere a nulla. Come no? Cioè, che lei chi è? Che ruolo ha per gestire le assunzioni alla STP? Non ho mai fatto nessuna riunione e non voglio. Non ha mai fatto nessuna riunione. Non voglio rispondere. Come non ha mai fatto? Almeno dica che c'è stata questa riunione, visto che c'è stata questa riunione e hanno partecipato. Le dico di allontanarsi. Guardi, una spiegazione rispetto al fatto sulla gestione di un'azienda pubblica per cui c'è stata una riunione in cui ci sono state delle pressioni. Le ho soltanto detto di allontanarsi. Le ho soltanto detto di allontanarsi. Cioè, perché lei tratta... Le ho soltanto detto di allontanarsi. Io non tratto nulla e le dico di allontanarsi. Perché lei tratta per un'azienda pubblica? Io non tratto. Che ruolo ha lei? Io non tratto con nessuno. A parte quello di essere il marito della consigliera metropolitana e comunale. Le dico di allontanarsi, forse. Ci dica, se ne vada. Risponda. Se ne vada. Ma risponda. Io non devo rispondere a nulla perché lei non è nessuno. No, e se ne vada. Guardi sì. Lei non è nessuno, fa un po' sorridere. Certo. Lei non è nessuno, allora, fa un po' sorridere. Ci dica perché ha fatto questa riunione e perché c'è stata questa pressione sul consiglio di amministrazione per l'assunzione della dottoressa Santerra. Io non so. Antonio Lo Conte, il quotidiano italiano. Io non so chi è, non so. Non conosco la sua testata e se ne vada per cortesia che mi sta importunando. Prego, la sto importunando. Prego, se ne vada. Le sto dicendo se ne vada. Le sto dicendo se ne vada. Perché è così nervoso? Perché se non ha, lei se mi non infastidisce, la sua persona mi infastidisce. La mia persona. Sì. A noi infastidisce il modo in cui si gestiscono le aziende pubbliche. Ma non è un problema pubbliche. Mio, deve andare consigliere, a lei cosa dice? Deve andare cioè a è giusto che il dottor Cataldo, io non sono dottore. Diciamo, non è dottore, è meglio così, almeno questo l'abbiamo assodato. Sì. Gestisca, diciamo, non so se per conto vostro, per conto della Mauro Di Noia. La Mauro Di Noia. Perché noi gestiamo qualcosa. Vabbè, di fatto comunali. Voi fate solo i consiglieri comunali, solo così. Questa riunione c'è stata o non c'è stata? Io le ho detto che dica, questa riunione non c'è stata. Io ho detto che lei mi sta importunando. Io spiegazioni rispetto al fatto delle pressioni per l'assunzione della Santeramo. Infatti non c'è stata né pressione né riunione, non so di che cosa sta parlando e mi sta infastidendo. Questo l'abbiamo capito. Bene. Ribadiamo, a noi infastidisce però questa gestione un po' così. Le sto dicendo che ho problemi fisici importanti mi sto per sentire male. No? L'annuncio e mi sto per sentire male. E non rida. Okay, perfetto. Non rida. Ha un certificato perché, medico? Sì, non rida, sto avendo una tachicardia in questo momento. Sta avendo una tachicardia, ma per la riunione o perché no, ci sono le ho io? Detto perché che abbiamo sgamato la riunione o perché ci sono io? Lei non ha sgamato nulla, no. Perché io non ho fatto alcuna riunione. Bene. Siccome le sto riferendo per l'ennesima volta che mi sta alterando l'approvazione dell'organigramma alla STP, è una base per l'assunzione della Santeramo ma o per fare dei concorsi pubblici? Ma io non so di che cosa sta parlando. Ho capito, quindi... La riunione carbonara c'è stata, il questo è quello che dichiara lei. Il dottor non è dottore. Sandro Cataldo invece la nega, i consiglieri non gestiscono assolutamente le sorti della STP e quindi non gli ha dato fastidio quanto è successo in consiglio di amministrazione. Ma io non so neanche di cosa sta parlando. Niente, non sa mai di che cosa stanno parlando. Il destino oggi, Il destino. Si sente male? Sì, mi sto sedendo. Molto, ma sta svenendo? Poldassi. Chiamiamo il 118 e non scherzi su questa cosa. Chiamiamo il 118. Non scherzi su questa vabbè, cosa. Ce ne stiamo andando perché lei ci ha invitato, però risposte a noi non ne ha date, non a noi, alla gente non ne ha date. Non scherzi. Alla gente però risposte non ne ha date. Ma io non so di cosa devo rispondere. Interinari, STP, assunzioni, assolutamente. Niente. Vabbè, tanto le spiegazioni se mai sarà non dovrà darle a noi, ovviamente, le dovrà dare alle autorità competenti. Grazie signor Cataldo.